Buonasera, persona unica e straordinaria. Vorrai perdonare il mio faccino stanco, ma si è fatta una certa, tipo quasi mezzanotte così. E anche se oggi ho registrato un video haul sui prodotti che mi ha inviato l'azienda Chemeia, volevo comunque darvi un po' delle spiegazioni su come mai questo febbraio ci sono stata veramente, veramente poco. Anche se nessuno di voi me l'ha chiesto, vi darò delle spiegazioni. Ebbene sì, ma soprattutto e con immenso gaudio, gioia e Letizia, che vi presento il mio nasino nuovo. Sì, non ho fatto un intervento di chirurgia estetica, ma se è possibile è stato ancora più sofferente e più sofferto questo naso, questo risultato. Che cosa ho fatto? Ho trovato forse, dico forse perché non si sa mai che mi ci abitui e che quindi smetta di avere il risultato benefico che ha attualmente, un trattamento capace di fermare la mia dermatite, di rendermi quindi la pelle anche abbastanza grassa, sto notando anche abbastanza lucida, però va bene, meglio grassa che non piena di squame e pellicine e completamente sembrava arsa secca, secchissima, arsa del sole. Perché non ci sono stata allora in questo febbraio? Proprio perché, a parte la ventola del mio computer che lo faceva spegnere, del mio portatile, che lo faceva spegnere in continuazione e che quindi ho dovuto comprarne un'altra, cercare di sostituirla, rendermi conto che quella che avevo comprato non andava bene, tutto ciò con l'aiuto di Mirko, fortunatamente, che poi ha smontato la mia ventola, va bene, insomma, adesso il computer funziona, habemus computer, anzi, habemus vaio, anche perché, tra l'altro, ho sentito che la Sony ha venduto il diritto di fabbricare la vaio ad un'altra azienda e quindi tornerà il vaio. Per ora il mio ancora funziona benissimo ed è stato il mio computer più longevo, più amato e con cui mi sono trovata meglio sino ad ora. Avete sentito tutta la storia dei miei computer nel video La storia dei miei computer? Vi lascio il link qui se non l'avete visto e siete curiosi di sapere la storia con i miei computer. E quindi, che cosa è successo oltre quindi ai problemi tecnici con il computer fino a prima di San Valentino circa? Una cosa che mi era già capitata a gennaio, ma che ero riuscita tra una serie di registrazioni e l'altra a non farvela notare e non apparire in video in quello stato. Soprattutto perché se avessi messo fondotinta, correttore o qualcosa, anche se non è che ne metto particolarmente tanto, avrei peggiorato la situazione. Dal giorno alla notte, dalla notte al giorno, non saprei come spiegarmi, praticamente in questa zona da entrambi i lati e non solo quindi qui all'attaccatura dove sempre sono rossiccia, comunque vedete più rossa in questa zona perché la circolazione con il fatto che il naso è rotto non è proprio perfetta. E quindi questa zona è sempre un po' arrossata, ma la pelle era proprio secca, rovinata sempre. E invece fino a qua era la prima volta che mi succedeva, proprio completamente arsa al sole. Ho messo in dubbio fossero state delle creme, delle maschere, qualcosa che ho provato. E invece no, era spontaneamente così. E era un peggiorare della dermatite che avevo. Ora, verso settembre-ottobre, in un'erboristeria mi fu consigliato, come se fosse la soluzione a tutti questi tipi di problemi, di smettere di mangiare latte e qualsiasi derivato del latte, latticini, formaggi, tutto il derivato del latte, insomma. Potete immaginare la mia tristezza. Io, che il mio piatto preferito è il tiramisù, io, che adoro i dolci, specialmente quelli a base di latte, panna, zucchero, ma lo zucchero va bene, però, mascarpone, lo yogurt. Quel giorno sono entrata al supermercato e ho detto va bene, basta non comprare nulla che contiene latte. Mi va questo, accidenti, c'è il latte, mi va qua, accidenti, è a base di latte. Ho scoperto che il 90% di quello che mangio contiene latte. 90 no, però vabbè, una grandissima percentuale di quello che mangio, che avevo voglia di mangiare in quel momento, conteneva latte. Ma va bene, ho fatto questo sacrificio, sono stata circa 2 mesi senza assumere latte e latticini. E lì per lì, tipo la prima settimana, complice anche il fatto che ero stata chiamata per un lavoro, per un colloquio, notizie belle, avevo iniziato a usare il magnesio, che mi ha fatto molto bene il magnesio, tra l'altro.
Sembrava tutto risolto, la pelle non era sana come in questo momento, però iniziava a guarire la cosa, a rinnovarsi della pelle nuova senza lasciare tutte quelle scaglie, pellicine, cose schifose che di solito ho. E poi niente, è tornato un periodo un attimo di stress ed è tornato tutto da capo come prima. E quindi ho ricominciato a bere e mangiare latte e vaffanculo, e così fu. Però adesso gennaio e febbraio ho avuto questi sfoghi più d'uno, che duravano 3-4 giorni anche di più, ma ero proprio gonfia, cioè era proprio una cosa che si sollevava dal viso, ero proprio congestionata, ero gonfia tutta qui intorno, rossa, viola, scurissima, avevo proprio delle pustole che facevano anche del plasma giallo, era una cosa schifosa. Mi sono un po', come dire, risistemata, ho aspettato che scemasse la cosa utilizzando magari dei prodotti che potessero lenire la pelle, e poi mi sono fatta coraggio e sono andata in farmacia a chiedere per favore una soluzione a questa dermatite che non mi dà respiro. Quel giorno, tra l'altro, avevo tantissime dermatiti anche nella testa. Per la testa non ho ancora trovato la soluzione adeguata perché lo shampoo che mi è stato consigliato, me ne è stato dato un campioncino per fortuna, non l'intera confezione. È pessimo e non risolve neanche il problema, quindi per la testa ancora ci stiamo lavorando. Ma per il naso, io non so come farvelo vedere perché con la telecamera immagino che da vicino non si possa notare la differenza. Vi farò una bella foto con la reflex. Non vi faccio vedere il prima e il dopo perché il prima fa veramente veramente schifo, specialmente se ci applicavo sopra il fondotinta, la cosa era ancora peggiore perché si metteva di più in risalto la grana della pelle completamente irregolare, completamente sembrava lebbra, sembrava una cosa veramente bruttissima. Ah. Ho dimenticato che avevo preparato qui per voi una cosa per sentirci un po' più in intimità, visto che vi racconto queste cose oggi, perché sì, se non l'avete capito, sarà un videoblog in cui vi racconto un po' le ultime news, quello che è successo, vi dico qualche novità. Novità belle che avrete visto dal titolo. So che sono partita così a parlare e non mi sono resa conto. Così ci sentiamo un po' più in confidenza. Va bene? Hai capito, Chiara? Ci sentiamo un po' più in confidenza adesso. Rumore. Dal rumore intuirete molto. Dicevo, è una Guinness tra l'altro, mie preferite ovviamente. Dicevo che ho iniziato questo trattamento che la farmacista mi ha consigliato direttamente e mi ha venduto la crema, che non è proprio, sì, è una crema specifica, un'emulsione specifica per la dermatite, e due campioncini di un gel detergente. E mi ha detto che è assolutamente importante che io faccia prima la detersione con il detergente, perché io comunque mi lavavo la faccia, però non con il detergente tutte le mattine. Quando mi struccavo, sì, utilizzavo anche lo struccante e il detergente, però non quello specifico per la mia pelle, evidentemente, non avevo ancora trovato. Però è importante che lo faccia sia mattina che sera e poi applichi la crema. Questa crema ve ne parlerò perché è veramente fenomenale. La farmacista me l'ha venduta dicendomi: guarda che la puoi utilizzare anche all'attaccatura dei capelli, sulle sopracciglia, perché anche sulle sopracciglia viene la dermatite. Sappiatelo. Dietro le orecchie, questa la puoi applicare dappertutto, non dà la sensazione di sporco, di unto, si assorbe molto facilmente ed è veramente una figata. Ve ne parlerò perché ho scoperto che praticamente di questa marca ora ho un totale di 3 prodotti. E quindi posso farvi una review a tema questa marca, che non so neanche come si pronuncia, però è scritto Uriage ed è tipo acque termali francesi. E quindi dicevo, mi ha dato dei campioncini del detergente, due, tre, una cosa del genere, e io mi sono resa conto quando sono arrivata a casa che era la stessa marca, però una linea diversa del detergente che mi aveva segnato il dermatologo e da cui non ho ottenuto grandi risultati. Quindi adesso ho utilizzato quello che mi aveva segnato il dermatologo che non avevo portato a termine. Ho utilizzato quello nei campioncini, utilizzati in combo con l'emulsione che mi ha segnato lei. Preferisco molto di più quella dei campioncini.
Però questa emulsione è veramente favolosa, se avete questo tipo di problemi ve la consiglio, ve ne parlerò approfonditamente in questo video perché mi sento un naso nuovo, finalmente non mi vergogno più, so, anche senza alcun filo di trucco, ma finalmente posso non... No, di trucco, cioè, ce l'ho negli occhi, però ho giusto il correttore sulle occhiaie e un po' sui brufoli, ma tanto non li copro bene e quindi cioè, non devo neanche cercare di coprire qui tutta questa parte che di solito è inguardabile. Sono veramente gioiosa, me lo tocco in continuazione, anche se non si dovrebbe perché sulle mani ci sono i germi e quant'altro. Però me lo tocco in continuazione per sentire quanto sono liscia. Non sono mai stata così liscia, forse da piccola. Forse da piccola sono stata liscia intorno alle narici, alle mie narici immense. È così. E questo è il mio naso nuovo, più sofferto di una chirurgia estetica perché sono veramente anni che tribolo dietro a questo naso che mi pizzica, mi prude, mi fa le pellicine, mi mette in imbarazzo perché comunque in mezzo alle persone non è bello avere questa specie di pelle che si disquama, non è neanche forfora, è proprio pezzi di pelle che se ne vanno in giro dalla faccia. Una cosa oscena e finalmente potrò non vergognarmi più del mio nasino, che ha una forma anche carina perché nella sfiga tutto ciò mi è successo in un naso la cui forma mi piace. Anzi, ho le narici esattamente un po' grosse, cioè le coprirei con un pezzo di pelle magari, però non penso che si faccia questa cosa come chirurgia estetica. Va bene, non me ne preoccupo, mi è sempre piaciuto, mi piace che si vedano le ossicine qui, la cartilagine, che tra l'altro la mia qua è rotta, però nelle punte si intravede dalla pelle. Mi piace la forma del mio naso, non mi piace la pelle, non mi piaceva, adesso mi piace anche la pelle. E adesso vi do un'informazione di servizio che vi sarà utile e spero vi piacerà tanto. Con L di marzo, facciamo un mini shopping in edicola, con L di marzo, che è quello con in copertina bianca Balti, al prezzo di 3 € se prendete la travel size, bella spessa, e al prezzo di 3,50 € se prendete la versione grande normale. La versione grande normale è anche imbustata con la busta, la travel size no, perciò se prendete la travel size controllate che verso la fine, tipo l'ultimo quarto, sia presente un talloncino nero a forma di card, sì, a forma di carta come quelle delle carte fedeltà, esattamente in questa pagina dove vedete che io l'ho staccato, vedete che l'ho rotto, perché portandolo in uno dei centri, in una delle profumerie aderenti, potrete ritirare il campioncino omaggio del mascara Le Faux Effect for Seal mascara volume Yves Saint Laurent. Avete visto che unghie lunghe che ho? Faccio schifo, però sono proprio contenta io delle mie unghie lunghe. Chi non è appassionato di queste cose pensa, ah, vai via con quelle unghiacce. Invece mi piacciono tanto e va bene. Ed è una confezione da 2 millilitri. Se sono sprecati, sì, in pratica. Non so, a me è stato dato in questa confezione qui e basta, quindi libero. Credo di aver visto anche qualcosa di confezionato con la scatolina, come per esempio faceva Chanel quando ha fatto uscire i campioni, non so, con sempre Elle, con una rivista comunque. Sempre all'interno di Elle, ho staccato la pagina per comodità, l'ho ritagliata proprio. Troverete una pagina cartonata di nuovo Narciso bianco. Io ho già quello nero, ho un campioncino, anzi una miniatura di quello rosa e un campioncino di quello rosa. Adesso qui ho un talloncino profumato del nuovo Narciso bianco. Io quando vedo questi talloncini li aprirei per sentirli, però poi dopo mi dispiace perché voglio conservarlo per altre volte. E quindi adesso ho ritagliato la pagina e se ne starà lì per un po'. Nel frattempo profumiamo anche un po' la camera, dai, non ve ne ho parlato perché quando ho fatto questo acquisto, insieme ad un altro nella versione Meringa, era insieme a tutti quegli orecchini simil Dior che ho acquistato a dicembre, tipo se non prima, e vi ho fatto vedere tutti gli orecchini simil Dior, ma non vi ho detto che ho acquistato anche questi all'OVS, li trovate da OVS perché sono di Shaka e io quel giorno ne ho pagati due al prezzo di uno, ho pagato uno al prezzo di due. No, ne ho presi due al prezzo di uno. Ci siamo e ho preso zucchero
Zucchero, non zucchero velo, zucchero e meringa. Il zucchero mi piace da morire. Adesso però se lo spruzzo mi va nella birra. Spruzzo di qua. Ed è un acquacorpo. Per ora sembra non cambiare odore sulla mia pelle, perché sapete che sulla mia pelle le acque corpo modificano molto il loro odore. Ah, oggi ho acquistato questa cosa. Questo orologio di no, di hip hop, di Ops. Io perché ce l'avevo di hip hop, sapete, con una cover, prima quella con le borchie, poi quella è durata un mese, Mirko mi ha regalato quella con i pizzi e adesso lo volevo con i fiori, tolgo la plastichina che avevo rimesso così per sport. Questo cambia completamente la forma ed è della Ops, infatti, non della hip hop. Non è intercambiabile. E a me piacevano tantissimo questi fiori. C'era anche una versione rosa scialbo con dei fiorellini chiari. C'era fucsia con dei fiorellini, sì, con dei fiorellini diversi, e c'era un color tipo ceruleo con dei fiorellini che viravano anche sul rosa. Ma la mia preferita è stata quella nera, ovviamente. Ho un'anima un po' dark con questi colori fucsia e bianco, è perfetto. È il mio orologio, sono molto soddisfatta. E tra l'altro è il primo oggetto Ops che compro. E ho visto che in vendita c'erano, nonostante fossero finiti i colori interessanti, anche degli orecchini simili Dior. Con le palline, però anziché in sfera, di questo materiale gommato che utilizza Hip Hop, che utilizza Oops. Ed erano molto interessanti. Alla modica cifra di 26 euro, tra l'altro, quindi neanche tanto. E ora veniamo alla notizia clou, la notizia per la quale io ho odiato tantissimi youtuber nel corso degli anni. No, non le ho odiate perché io non sono un tipo che prova invidia, però diciamo che evitavo di aprire certi titoli, certi video il cui titolo faceva presagire una notizia del genere. Quindi se volete odiarmi, potete anche chiudere il video qui. Vi ho raccontato quello che è successo ultimamente e va bene, no? Ciao! Un bacione, persone uniche e straordinarie. Sei rimasto, quindi se sei rimasto adesso bisogna che te l'assorbisci questa notizia. Se sei invidioso, mi dispiace per te, sii felice per me, per favore, per una volta, perché la dolcissima Chiara Fashion Addict mi ha convinto, in modo anche abbastanza semplice, perché è stato tipo, Lara, tu ci vai al Cosmo Prof, ma non saprei, costa un sacco di soldi, sto mettendo da parte i soldi, ma no, guarda che quest'anno non costa neanche tanto, in fondo sono 26 euro al giorno, se prenoti online, 2 giorni 36 euro, poi magari troviamo un posticino dove dormire, magari troviamo un treno economico. E così andrò al Cosmo Prof, sì, al Cosmo Prof 2000, quindi sono eccitatissima, è tanto tempo che non ero eccitata e felice per qualcosa, degna di essere. No, non è tanto per l'evento in sé, ma per l'organizzazione. Ho voglia di organizzarmi una cosa da sola insieme a Chiara, di mettermi d'accordo sulle cose da fare, da preparare, le cose da portare, farmi la valigia. Ho deciso di andare in macchina, quindi guiderò io nel tragitto. Sono veramente non ci dormo la notte a volte perché penso alle cose che voglio fare, che voglio preparare, le idee. Poi penso che potrebbe aiutarmi per trovare dei contatti, non solo a livello, bene, sì, qui su YouTube, che per carità non è che mi dispiace trovare dei contatti per delle collaborazioni qui su YouTube, però mi farebbe estremamente piacere magari trovare anche un'opportunità di lavoro. Quindi magari c'è qualche azienda di cosmesi che ha bisogno, non so, di un ghostwriter, magari hanno bisogno della realizzazione di una qualche grafica, di dei video pubblicitari, delle idee per delle pubblicità. Mi farebbe estremamente piacere trovare un lavoro, un contatto in questo settore che mi piace particolarmente. Poi cosa c'entra? Io scrivo per qualsiasi settore, fidatevi. Se avete qualcosa da farmi scrivere, io scrivo pubblicità per qualsiasi settore. A maggior ragione mi piacerebbe scrivere in questo. Chi di voi ci viene? Chi di voi incontrerò per strada? Lanciamo l'hashtag Tana per Lalli, che utilizzeremo se
Se io farò delle foto con voi, perché se trovo qualcuno che è iscritto al mio canale lo costringo a fare una foto con me, la caricherò su Instagram, quindi non sarete voi a dovermi chiedere la foto, ma sarò io a chiedere la foto a voi. 3600 iscritte, non so quante ci sia la possibilità che sia una cosa, ma se ce ne sia anche solo una che mi strilla "Tana Perlalli!", morirò da ridere, sarò contentissima. Sì. Mi fa proprio divertire questa cosa, ma non per il fatto di essere conosciuta, per il fatto di fare gli scemi in un posto dove non ci conosce nessuno. Non ho lasciato però che questo febbraio fosse infruttuoso, perché ho infatti ideato dei clamorosi, grandiosi, fantastici, fighissimi format che sono sicura vi piaceranno tanto. Uno in particolare, boh, vi piacerà da morire. L'altro piacerà alle mamme, sono sicura. Si chiama, uno ve lo anticipo già, si chiama Settimana da Favola e lo vedrete online per 5-6 giorni, forse anche 7, non lo so, vediamo come riuscirò ad organizzarmi. Non so ancora dirvi le date precise, però spero di riuscire ad eseguire tutto questo lavoro, a produrlo per la settimana che finisce appunto con i giorni in cui sarò al Cosmoprof, che non ve l'ho detto. Io sarò al Cosmoprof domenica e lunedì. Sì, lo so, domenica sarà pieno di gente, ma io non ho paura, posso farcela. Ok? Allora stavo dicendo, la settimana che andrà, che finisce con domenica 22, quella sarà la settimana da favola, tenetela d'occhio, spero che possa essere quella, soprattutto le mamme, mi raccomando. Avete capito? Dai, su, potete anche indovinare. Anzi, se sapete già che cos'è la settimana da favola, avete già un'idea per che cosa sarà la settimana da favola, non esitate a scrivermelo giù qua sotto. E anzi, dite anche qualche favola che vi viene in mente. I diritti d'autore del format La settimana da favola sono tutti della mia mamma. Non l'ha chiamata lei La settimana da favola, questo il naming è stato compito mio, però l'ideazione, l'autrice di tutto ciò è stata mia madre e sono contenta, anche se forse ci sono delle cose da perfezionare, facciamo quanto cooperiamo in queste cose, perché sì, mia madre vuole cooperare al mio canale YouTube, non sa neanche accendere il computer, è vero, non è iscritta a YouTube, quindi non è iscritta neanche al mio canale. Non ha mai letto un commento se non quelli che gli leggo io a voce alta e che tanto non ascolta. Però le piace sapere che cosa registro, che cosa dico, su che cosa intervengo, che cosa realizzo. Le piace essere, diciamo, informata su quello che faccio. Più che altro penso che all'inizio fosse preoccupata che facessi la camgirl. Che mamma, mi registro, faccio un video e lo metto su internet e poi iniziano ad arrivare i primi soldini e quindi mia madre forse ha iniziato a sospettare facessi la camgirl, però si ricrederà, soprattutto spero di farle vedere realizzato questa sua idea della settimana da favola. Il fatto che sono stata assente durante il mese di febbraio mi ha fatto perdere completamente la serie di video che volevo fare per Sanremo. Eh sì, che avevo preparato aspettando Sanremo, la sigletta davanti con i fiori, il 3D, l'avevo fatta io in 3D, vabbè, era una stupidata, però l'avevo fatta io, ci tenevo particolarmente. E mannaggia quel computer. Però poi mi sono resa conto che le puntate erano lunghissime, ci sarebbero state tantissime cose da dire, avrei potuto parlare le ore dalla fine della puntata alla mattina dopo e poi l'editing, e quindi avrei fatto 5 giorni senza dormire neanche. E quindi, da un lato, per fortuna il mio computer non ha retto perché sapeva che non avrei retto lo stress. Per farmi perdonare ulteriormente la mia assenza e soprattutto per premiare chi è arrivato fino a questo punto del video, vi svelo, vi do un'ulteriore anticipazione. Molto presto. Vedrete online, ancora devo registrarlo tra l'altro, ma devo registrarlo perché ho voluto far passare del tempo per essere super sicura di quello che vi sto dicendo e soprattutto perché ho fatto dei test con tanto di misurazione, 1 cm, foto, ho documentato tutto l'accaduto in modo che possa parlarvene in piena cognizione di causa e no, non mi sono bevuta l'aceto per far crescere i capelli, ma ho provato un prodotto Labo, che mi ha inviato gratuitamente la Labo in seguito a quella che era stata la nostra collaborazione con i 3 prodotti make up, ed è un prodotto
che c'entra anche qui in un certo senso con il naso nuovo, diciamo, perché anche questa è una cosa che si può ottenere senza chirurgia estetica, ma soddisfa una delle cose per cui principalmente si ricorre alla chirurgia estetica e per cui personalmente sarei ricorsa alla chirurgia estetica. E dopo questo trattamento non penso di ricorrerci più. Per molti motivi in realtà, non perché sia lo stesso risultato della chirurgia estetica, assolutamente. Però mi ha fatto riflettere molto su questa cosa, sul... Va bene, vedrete che cosa mi riferisco. E forse lo sospettate già, se un po' mi conoscete, conoscete le mie paranoie, conoscete in particolare che cos'è che non mi soddisfa pieno. E che invece adesso è molto più pieno, diciamo così, e di cui sono veramente molto contenta. Non solo della collaborazione in sé, perché umanamente mi sono ritrovata a parlare con una bella persona, ma soprattutto per il risultato ottenuto, perché posso parlarvi ultra bene di una cosa del genere. Vedrete molto presto. Ve lo dico? Va bene, dai, se siete arrivati fin qui, si parla di tette. E dunque passiamo agli ultimi aggiornamenti proprio privati, diciamo, sulla sfera privata della mia vita, che non so quanti di voi possa interessare, quindi sempre persona unica e straordinaria che sei all'ascolto. Se non ti interessa sapere questa parentesi proprio esclusivamente sulla mia vita privata, chiudi qui il video e ti voglio bene lo stesso. Quindi adesso se sei rimasto, ti sorbisci, diciamo, un breve riassunto, ma veramente stretto perché c'è pochissimo da dire su quella che è stata la mia vita negli ultimi 6 mesi. Io non sapevo come dirvelo perché comunque non c'è un modo per dirlo, un modo carino, un modo elegante, soprattutto nei suoi confronti, ma io e Mirko ci siamo lasciati più o meno verso ottobre. Come avrete capito anche dal fatto quando ho raccontato che mi si è rotto il computer, io e lui siamo rimasti molto amici e ci vogliamo bene nonostante tutto. Una coppia può anche lasciarsi senza cercare di farsi del male, diciamo. E oltre a questo, negli ultimi 6 mesi, come forse avevo accennato, non so, in qualche video mi sarà sfuggito, ho avuto un colloquio di lavoro che era andato bene e tramite Garanzia Giovani, che è quel progetto, non so se lo conoscete, se avete fra i 18 o fra i 16. In realtà è fra i 16 e i 29 anni, però dovete aver smesso la scuola dell'obbligo e quindi dovrebbe essere fra i 18 e i 29 anni. Non studiate, non lavorate, potete andare sul sito che vi lascio qui sotto del governo, iscrivervi per le regioni in cui sareste disposti a trovare lavoro, quindi anche in una regione fuori dalla vostra, e fare tirocini, servizio civile, stage formativi e proprio veri e propri corsi che lo Stato organizza per occupare i giovani che non studiano e non lavorano sotto i 30 anni. E quindi niente, avevo fatto tutte le pratiche, tutta la burocrazia, però prima di dicembre si è fermato tutto per quella che è la mia regione, la Regione Marche. Io non saprei cosa dirvi, io fino ad ora sono rimasta speranzosa. Nella speranza che il centro per l'impiego una mattina mi contatti e mi dica: ah, bene, puoi iniziare a lavorare con questa azienda, perché questa azienda era contenta di avermi al lavoro se non avesse dovuto pagarmi lo stipendio. E lo stipendio in quel caso, stipendio, si tratta di un rimborso spese che si aggira intorno ai 500 euro inizialmente. Poi in realtà, adesso vi spiego quello che è successo, perlomeno per la Regione Marche, la cosa si è fatta molto più piccola e siamo arrivati ad un compenso netto di circa 300 euro, poco più. Ho saputo recentemente che i miei colleghi, i miei coetanei che hanno iniziato a lavorare, che prima di me quindi hanno avuto il consenso della regione e hanno iniziato i loro tirocini,
non hanno ancora visto una lira, la maggior parte di loro, un euro anzi. E quindi, considerando anche il fatto che io mi sarei dovuta spostare con la macchina, come ho sempre fatto, ma sia per studiare che per qualsiasi altra cosa, però c'era magari un piccolo rimborso spese. Se io mi fossi spostata e mi fossi recata al lavoro tutti i giorni a partire da dicembre, a questo punto avrei speso tantissimi soldi e non avrei rivisto un euro indietro ancora. Quindi nella sfortuna sono stata fortunata perché poteva andarmi peggio, potevo anche consumarci il metano per fare avanti e indietro, perché io vado a metano. Mi interessa ancora il video sulle mie 500 metano? Ho sempre detto che forse l'avrei fatto. Ma non so a quanti può interessare quanto consuma una 500 versione Lounge del 2009 a metano e quanto si risparmia rispetto alla benzina. Comunque sia, dicevo che nella sfortuna sono stata fortunata e la cosa che più mi fa arrabbiare, se mi fermo a rifletterci, ma cerco sempre di non pensare a questo argomento e di portare avanti quello che posso, di cercare di darmi da fare come posso senza soffermarmi su queste cose. La cosa che più mi fa arrabbiare è che, come in diverse regioni d'Italia abbiamo assistito negli ultimi mesi al telegiornale, adesso anche nella regione Marche svelati, diciamo, sono stati messi allo scoperto diversi rimborsi non molto legali, ma possiamo dire non proprio deontologici, boh, vabbè, non attinenti alle spese che sarebbero dovute alla regione. E quindi ci sono 66 indagati alla regione Marche. Quei 66 indagati non si sono solamente presi quel mio lavoretto che finalmente dopo tanto tempo ero riuscita a. Io in un anno che mi sono laureata, diciamolo in italiano, senza arrabbiarmi, in quest'ultimo anno da quando mi sono laureata, ho avuto il piacere, ho avuto il piacere di spedire qualche mille mila curriculum e di ricevere pochissime risposte, ma soprattutto di fare solo due, no, tre, ho fatto tre colloqui. E solo per uno, stavo per fare il lito medio, ma solo per uno ho ottenuto risposta positiva. E ovviamente non con un contratto direttamente con l'agenzia, ma tramite questa garanzia giovani. E quindi in un anno tre colloqui sono veramente pochissimi e per quanto io mi sia data da fare non sono riuscita a reperirne di più. E quindi questi 66 indagati non solo si sono portati via quei 300 o 500 euro al mese per una durata di 6 mesi, mi si sono portati via anche la piccola speranza che avevo di fare qualcosa, di iniziare a lavorare e comunque smetterla di stare qui a casa a girarmi i pollici e a fare video stupidi su YouTube in cui, insomma, ecco, vi racconto le mie cose e beviamo in confidenza una birra o un tè, in questo caso voi stavate bevendo il tè, sono sicura. Oggi ho trovato la scatola del Lipton da 4, parliamo di cose belle, che fa vedere nello spot pubblicitario con la pera ricoperta di cioccolato e macarona al limone. Qualcosa ai mirtilli, ai muffin al mirtilli e un cupcake alle fragole. Oggi ho provato quello alla pera al cioccolato ed è una bomba, è buonissimo il tè Lipton. Sono due tè neri e due tè verdi. Da leccarsi i baffi, sa proprio di pera e cioccolato. Non so come faccia un tè a sapere di pera e cioccolato, però è proprio quello l'odore che esala. Bene, questo lunghissimo video di sfogo in cui finalmente un po' mi sono liberata, soprattutto, ecco, mi dispiaceva non mettervi al corrente del fatto che io e Mirko ci eravamo lasciati, però non sapevo neanche come dirvelo perché non sono il tipo che arriva lì e fa: sono single, sono sulla piazza, vieni qui a prendermi, non sono proprio esattamente quel tipo di ragazza, quindi non sapevo come dirvelo. E infatti non credo neanche di averlo detto a Chiara. Chiara, scusami, perdonami se non te l'ho detto. Non ho detto neanche a Chiara che ci sentiamo praticamente sempre. E va bene, il video finisce qui. Un bacione grande, persona unica e straordinaria. E seguimi per tutti i progetti bellissimi che ho in mente di fare nei prossimi mesi. La settimana da favola, ma poi più avanti arriva una bomba di progetto veramente bello.
di cui sarò contenta. Un bacione grande, ciao!